Quasi 3.000 nuove piante in città, un piccolo polmone verde che pulsa nel quartiere di Sant'Agostino tra fabbriche e case e che riuscirà ad assorbire fino a 263 tonnellate di CO2 in 20 anni e fino a 612 kg di PM10 all'anno. Il primo step di un progetto 100% green che porterà in città altre 4.000 piante. Entro aprile saranno infatti realizzati altri due boschi urbani, uno a Maddalene, tra l'area residenziale e il Bosco delle Risorgive, e un altro in prossimità del Canile in zona Gogna. Oltre 6.500 i nuovi alberi che porteranno in città più ossigeno e meno smog. Sono piccoli polmoni verdi che però sommati a tutti quelli già esistenti e a tutti gli interventi che stiamo facendo sul tessuto urbano della città, sulle strade, nei parchi, daranno un significativo aiuto a pulire l'aria della città, a trattenere i polveri sottili e a, diciamo, mangiarsi la CO2, cosa fondamentale per un territorio come quello di Vicenza in piena pianura padana che ha bisogno di questi aiuti concreti. Arvolia si occuperà poi anche della cura e della manutenzione degli alberi per i primi due anni, bagolari, ciliegi, tigli, aceri, che contribuiranno ad assorbire oltre 500 tonnellate in più di CO2 in 20 anni. Per noi la sostenibilità non costa soltanto del fatto che si vendano dei pannelli fotovoltaici, si installino delle caldaie nuove, si venda dell'energia verde o del gas verde. Sostenibilità a 360 gradi vuol dire anche responsabilità sociale, vuol dire cercare di migliorare l'ambiente in cui viviamo, provando a ridare parte di quello che abbiamo tutti insieme portato via e stiamo continuando a portare via.